Benvenuti per Android.it. Oggi facciamo insieme l'aggiornamento di Galaxy S4, versione con CPU Snapdragon, da Android KitKat ad Android 5 Lollipop. Come da tradizione nel nostro canale, voglio fare insieme a voi l'aggiornamento passo a passo, riprendendo tutte le fasi importantissime dell'aggiornamento. Io, appena ho connesso al wifi, mi ha rilevato l'aggiornamento. Sappiate che se non lo fa, vi basta andare nelle impostazioni, info sul dispositivo, aggiornamenti, cerca aggiornamenti. Fatelo con sia il wifi connesso che con la batteria, se non già al 100%, mettetelo in carica, perché le operazioni, soprattutto in un momento successivo di aggiornamento, richiedono molta e molta energia. È meglio sempre averla al 100%. Questa è la lista completa delle novità, aggiornamento sistema operativo, notifiche. Per completare l'aggiornamento sono necessari approssimativamente 3 GB di spazio libero di sistema, quindi per 16 GB di memoria interna. È possibile fare dei trasferimenti prima con Keyes, è possibile fare l'aggiornamento anche con Keyes. Poi l'aggiornamento del sistema operativo, la prima riapertura delle applicazioni potrebbe richiedere più tempo, eccetera, eccetera, per motivi di compatibilità. Applicazioni installate potrebbero richiedere l'aggiornamento, eccetera. Iniziamo a cliccare il bottone scarica. Come vediamo, il peso da scaricare è di 1100 MB. Quindi 1 GB e 100 MB. Inizio il download e ci vuole veramente un tempo grandissimo e lascio il telefono che scarichi gli aggiornamenti. Nel frattempo fermo il video e lo riprendo quando mancano pochi megabyte al completamento. Dopo diverse ore dall'inizio del download dell'aggiornamento, l'ho fatto via wifi, visto il peso elevato che non poteva essere sostenuto dalla mia rete dati. Non escludo che con una rete internet e almeno un gigabyte e 100 megabyte di dati che si possono scaricare, si possa fare più velocemente. Comunque, manca pochissimo, siamo al 99%. Vi ricordo, importantissimo, la batteria caricata. Se non al 100%, al massimo possibile. Io l'ho tenuta caricata fino all'inizio di questo video, poi da questo momento in poi è anche inutile tenerla caricata perché non durante l'operazione di aggiornamento non carica. Questo breve riepilogo di tutte le novità di Android 5. Il mio S4, ricordo che è un modello brandizzato Vodafone, e adesso inizia la seconda parte del video. Questa seconda parte del video ci sarà qualche riavvio, ci saranno una serie di operazioni, di aggiornamenti, di ottimizzazioni delle applicazioni, eccetera. Io documento e video registro tutto perché prima di tutto perché è una bella tradizione del canale. E poi vedo che questo genere di video viene apprezzato, viene visto, e questa è una cosa che per modelli importanti come i Galaxy S qualcuno che lo fa ci vuole. Andrà nel canale di YouTube di Androida il prima possibile. Non preoccupatevi se c'è qualche momento di buio completo dello schermo. Vedete in alto a sinistra c'è una piccola scritta che appare sempre quando c'è un aggiornamento di sistema e adesso aspettiamo che la barra di progressione arrivi al 100%.
farò un secondo video dedicato solamente alle novità di Android 5 su Galaxy S4. Fermo il video fino al 98% e poi lo riprendo. Questa operazione è durata 6 minuti e finalmente siamo arrivati al 100% dell'installazione degli aggiornamenti di sistema. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo passo, che a memoria, visto che ho fatto questo video anche per altri smartphone, è l'ottimizzazione delle applicazioni. Dopo un altro minuto al 100%, si è riavviato. Vediamo il boot. Inizio dell'operazione di ottimizzazione di tutte le applicazioni installate in S4. Non è detto che il numerino che vedete qui, che sono le mie applicazioni, sia lo stesso che vedete voi durante l'aggiornamento di S4 Android 5. Quindi anche il tempo di questa operazione cambia. Terminata la fase di ottimizzazione di tutte le applicazioni, ecco cosa presenta la fase di aggiornamento. Questa parte dell'installazione è purtroppo dedicata alle app brand Vodafone, quindi per gli S4 no brand che si aggiornano ad Android 5 questa parte chiaramente non c'è. Manca ancora pochissimo. E finalmente S4 aggiornato ad Android 5. Scusate, devo inserire il mio PIN. E fantastico! Tutte le applicazioni sono rimaste nella posizione in cui le avevo lasciate. C'è qualcosa un momentino da cambiare. Qui ad esempio avevo il dialer. C'è un momentino da sistemare. Però questo rimando nel video proprio approfondito dell'aggiornamento. Di S4 da Android 4.4 KitKat a 5.0.1 Lollipop. Per qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Ciao!